Ehi la ciurma! Io sono Mazzetessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mind Test It! Allora, come potete vedere, no, non potete ancora vedere un fico secco di niente, però vi faccio vedere. Aspettate solo un attimo, risolvo solo una cosa, 2 secondi, datemi giusto un attimo. Ok, rieccoci. Ti stavo dicendo, ma perché mi va un po' scattivo? Mongio me, non mi piace questa cosa. Allora, premesso che devo fare la barchetta, no? Quella bella barchetta di cui vi stavo parlando già dallo scorso episodio, da 2 episodi, 1000 episodi, Avevo bisogno di tanto legno. Allora ho detto, perché non usare la motosega? Ma la motosega droppava tutta la roba, no? E allora ho detto, beh, ma noi abbiamo la Pipeworks di Vanessa e quindi mi sono fatto un piccolo impiantozzo che adesso vi andrò a spiegare per raccogliere la legna in automatico. Allora, in pratica da cosa è composto? Ai due capi ci sono dei Adjustable Vacuum Pneumatic Tube Segment con un raggio di 8. Quelli si fanno con più pneumatic, adesso ve lo mostro subito, subitissimo. Questi sono fatti con un vacuuming pneumatic tube segment e 4 frammenti di cristallo di mese. E i vacuuming sono fatti con la desert sand. I vacuuming in pratica prendono gli oggetti droppati per terra e li aspirano al loro interno. E quindi li portano negli inventari adiacenti. L'adjustable ha il range variabile perché gli altri hanno un range semplicemente di 1, mentre questo può essere variato fino a 8. E quindi ne ho messi due con un raggio di 8. Questi sono dei pneumatic tube normali. Questi sono un one-way pneumatic tube perché altrimenti si sarebbe collegato con la chest e di qua si sarebbe collegato con questo trash can di cui adesso vi parlerò. Questo è di nuovo normale. E qua abbiamo un mese pneumatic tube che si fa. No, non si chiama più mese, si chiama sorting pneumatic tube. Quello è perché della versione vecchia, l'ho messo con la versione vecchia come lo fa vedere così, un pneumatic tube e 4 cristalli, frammenti di cristallo di mese. E questo è un cestino, quello della Pipework, perché si connetta con i cavi, che è questo appunto, fatto così con 3 plastic sheet e 5 di ferro. E in pratica qua nel sorting ho disattivato tutti i canali tranne quello rosso da cui arriva tutto. Infatti non ha nessun niente sulla whitelist qua. Quello nero manda tutto tranne le foglie che vengono mandate al bianco. Perché vedete, al bianco vengono mandate le foglie. Ciò vuol dire che qua verranno immagazzinati i log, i sapling e le mele, mentre invece verranno automaticamente buttate le foglie. E adesso vi mostro rapidamente come funziona. Vedete, distrutto l'albero. No, però qua non tutto. Scusate, lagga un po' perché è una cosa un po' così. Diciamo, potete vedere già per esempio adesso che nonostante laghi un pochettino. È arrivato il legno qua e sono arrivati anche dei sapling. Adesso un sapling lo prendiamo, lo andiamo a prendere perché riposizioniamo l'albero. E insomma, così ho velocizzato molto la questione perché così tagliare la legna e fare un bel po' di legna era molto più comodo. E quindi ecco questo è quanto. Detto ciò, ci vediamo direttamente nello spazio di costruzione tra 2 secondi. Allora, rieccoci, ho fatto il primo strato, giusto per farvi vedere, anche perché non lo farò tutto passo passo in camera, perché altrimenti vi farei perdere un sacco di tempo e mi sembra una cosa noiosa e inutile. Il primo strato parte dal livello del mare, quindi giusto così, e si parte con una fila di 9, poi 3, 1, 1, 2, così questa è la prua, insomma. 1, 1, 3, come di là, 9, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, e si ritorna in qui. Adesso faccio il secondo strato, quello sott'acqua, e ci rivediamo.
Bene, rieccoci qui. Ho fatto il secondo strato, quello sott'acqua, quello che inizia a essere un pochettino più complicato, però niente di che. Allora, si inizia dalla parte di prua e si mette un blocco così in dentro a riempire. Questo anche, però scalato, così. E così anche qua. Solo che poi dopo si scala di nuovo in qua, venendo a riempire gli ultimi due blocchi della fila da 3. E si continua in qua per gli altri 9. Arrivati qua, lasciate questo blocco qua di congiunzione, questi due, uno, uno, che vanno a scalare rispetto agli altri. Dall'altro lato fate lo stesso, ma il reciproco, insomma, lo stesso speculare. Questo è il penultimo strato da fare sotto il livello dell'acqua ed è abbastanza semplice. Allora si parte sempre dalla parte di prua. Qua si mette. Allora, si parte con un blocco qua scalato, sempre come prima, poi 3, poi 5, e però di questi 5, fatto questo strato da 5, si prosegue solo con i due laterali, due da un lato, due dall'altro, fino ad arrivare a qua, quando si prosegue con uno solo, lasciando il buco qua sotto, e poi si chiude con questo ultimo pezzo qua. E rieccoci, in pratica l'ultimo strato sott'acqua è semplicemente da aggiungere con questa fila centrale, sempre andando a scalare di 1 rispetto agli altri strati, a riempire così con l'ultimo strato di legno. La parte poi più difficile è quella di togliere l'acqua tutto dall'interno di questa parte e per quello vi consiglio tipo della sabbia o della dirt che è facile da rimuovere poi dopo con una pala di diamante come ho fatto io con un po' di sabbia. Facciamo un altro passo in pratica che è fare un livello più in su. Partiamo sempre dallo strato quello con 9 e dalla parte posteriore, diciamo, ci spingiamo più indietro di 2 a riempire quei 2, diciamo, in là, mentre da questa parte qua, dalla parte di prua, ci spingiamo di 1. E andiamo a riempire questi due ponendoli esattamente sopra quelli precedenti. Qua ne mettiamo uno sopra quello precedente e uno sospeso nel vuoto, diciamo, nel senso scostato. Due scostati e qua chiudiamo con questo qua. Stessa cosa facciamo da questo lato, facendo appunto 2, 2, 2, questo qua che è 9 più 1 più 2, cioè 1 più 9 più 2, 2 qua. Qua uno scostato e qua uno scostato, ma qua chiudiamo facendo una cosa così a 3, diciamo, nella parte posteriore, nella poppa. Ok, adesso eccoci con un altro strato superiore. Si parte con gli ultimi tre blocchi, diciamo, che vanno verso la prua sempre, e li ricopriamo di nuovo. Quindi questi tre che vanno a coprire quelli di sotto, questi due che sono sempre messi giusti, questi tre che però sforano di uno, come potete vedere, poi questi due che sforano di uno perché quello sotto era posizionato qua, e uno per chiudere. Di qua facciamo lo stesso, due di cui uno sfora, tre di cui uno sfora, due giusti e tre giusti su quei 9 più 1 più 2. Lasciamo un buco di 4 blocchi, 1, 2, 3, 4 blocchi in cui non mettiamo niente e poi riniziamo 1, 2, 3, 4, 5 e ne aggiungiamo uno. Poi lasciamo sforato con 1, 2, facciamo sforare la parte posteriore qua di 3, seguendo quello che era già là, poi di qua la stessa cosa, 1, 1, qua sforiamo di 1 e continuiamo in orizzontale lasciando di nuovo i 4 buchi vuoti. Adesso andiamo a fare l'ultima parte, diciamo, dello scheletro. Qua, nella parte di poppa, andiamo a sovrascrivere questi due blocchi che erano qua sotto e ne mettiamo uno davanti e uno dietro, arrivando al numero di 4. Qua, ai tre che erano qua sotto, ne aggiungiamo uno e uno, oltre ad aggiungere quei tre, appunto, e poi facciamo 4 anche di qua. Poi andiamo verso la parte di prua e mettiamo
4 in questa posizione qua finale, no? E 2 più altri 2, che come potete vedere sforano, no? Rispetto al resto. Poi qua mettiamo uno e un altro, e poi continuiamo in qua per fare una specie di polena, insomma. Ciurma, rieccoci qui. Nel frattempo, mentre per voi è passato poco, qua è passato il crash terribile che avete visto la scorsa settimana, nell'ultimo episodio che ho caricato. Adesso riprendiamo con la costruzione della nave. Come potete vedere nel mio inventario ho esattamente le stesse cose che avevo prima. Qua non c'è il Mending Drill MK3 semplicemente perché l'ho lasciato a casa. Tutto il resto, come potete vedere, è lo stesso identico di prima. Ci vediamo tra un attimo. Rieccoci qui. Allora, a parte che mettiamo il giorno, ma che così vi faccio vedere un po' meglio. Allora, ho iniziato costruendo l'ingresso della cabina del capitano, diciamo. Stupide cuffie, mannaggia. Allora, partite di qua, da uno in basso, e tirate su di due. Poi mettete uno e uno così in diagonale e lo fate speculare, insomma. Non so perché sta tirando queste leg spike. Boh, davvero terribile tutto ciò. Fate uno e uno con le scalette per riempire un po', poi riempite con gli slab. Si riempie con gli slab e qua ho messo i due, le due parti dell'albero maestro, degli alberi, insomma, per che poi serviranno appunto per metterci le vele sopra. Oddio. Altra cosa, ho messo delle scale a partire da qua, da questa altezza, che ci condurranno poi alla parte dietro, qua, dove si governa, insomma, la nave, dove ci sarà il timone e tutto. Ultima cosa, ho riempito un attimo qua, ho fatto una piccola scaletta per arrivare davanti qua alla prua. Ora, ultimi cambiamenti molto rapidamente. Ho messo il pavimento qua, anche ho continuato gli slab anche nella cabina del capitano, chiudendo dei buchi che si erano formati. Ho messo le scalette per qua sopra con tanto di legno lavorato appunto qua per fare il pavimento. Ho messo delle fence per evitare che si cada. E poi, cosa più importante, ho tirato sui due alberi. Questo qua l'ho fatto di 13 blocchi di legno più 3 fence, questo l'ho fatto di 16 blocchi di legno più 3 fence. Poi ho messo a 2 blocchi e mezzo questa fila di 7 slab, 7 e 7 slab, e là ho fatto 5 e 5 slab. Su in cima ho fatto con questa scaletta uno spazio, diciamo, per la vedetta, che è molto molto semplice. Quindi nulla di che. Ecco qua, infatti, niente, giusto per vedere un attimo. Tra l'altro, ho visto che di là si può notare la nostra casetta sull'albero e la nostra statua dell'Hater. Invece, in quella direzione, adesso è un po' coperto. Esatto, ci sarà il luogo dove ci sarà la nostra nave più grande, insomma. Che tra l'altro, già questa mi sta richiedendo un sacco di lavoro. Credo che quella mi ci vorrà una vita e mezza per farla. LOL. Altra cosa che ho fatto è l'altro albero davanti, appunto, come vi stavo facendo vedere, e ho messo la vela. La vela l'ho fatta con la lana grigia e la lana bianca, lasciando quello spazio là per dare una sensazione più di movimento. L'ho fatto a scaletta 3 più quegli altri là che sono non so quanti. E ho dovuto modificare un po' la polena perché era non veniva bene. Quindi ho fatto che allungare questo strato qua e boh. E niente, adesso devo finire là quell'altra vela, ma ho finito il bianco, quindi dovrò andare a cercare dei fiori. Noi ci vediamo tra un attimo. Rieccoci! Allora, ho fatto pochissime cose in più, a parte finire le vele là, che adesso vi farò vedere la vela. Ho messo delle scalette da entrambi i lati per permettere la salita a bordo. E qua appunto ho terminato la vela così, lasciandola così. È chiusa questa vela, ma effettivamente questa nave è ferma, no? Perché noi siamo a terra attualmente, quindi le vele stanno benissimo chiuse. Poi effettivamente non avevo abbastanza lana per fare tutta quella vela completa.
Qua nella cabina del capitano ho messo degli altri slab qua per mettere all'altezza giusta gli oggetti. Ho messo tre chest qua e un letto qua. Magari metterò delle librerie qua. Adesso vedo un attimo. Magari tra un attimo do un'occhiata se abbiamo il materiale per farlo. Adesso andrei a fare le cuccette della ciurma, insomma, dell'equipaggio. A tra poco. Ciurmari, eccoci qui e ho fatto partire delle scalette da qua per il piano inferiore, ho riempito il buco che era rimasto al centro e ho piazzato un po' di letti di vari colori, bianco. Questo è un po' buggato, eh? È bianco questo, eh? Bianco, arancione, viola e grigio, che erano i colori che avevo qua dietro con me. E ho piazzato delle chest un po' in giro. Adesso andiamo a vedere solo un attimo a casa se abbiamo la possibilità di fare delle librerie. Perché mi pare che bookshelves. Sì, tre libri e tre legno, come in Minecraft alla fine. Allora, libri ne abbiamo. Questo è PayPal. Sì. Legno ne abbiamo, quindi io direi che per il libro come si fa? Oh, dammi tutti i libri che puoi. 19 libri. Per librerie non è tantissimo, perché sono tipo 6 librerie, però non ci lamentiamo, dai. Allora, 1, 2, 3, così, esatto, 6. Ne faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 8. Vabbè. Senti, eh. 1, 2, 1. 1, 2. No. Oh no, ho finito quel legno. No, non ho abbastanza legno. Cribbio. Cribbio, cribbio, cribbio. Allora, no, non questo, questo che è già iniziato. Facciamo così. E 1, 2, 3, 1, 2, 3. Up. 1, 2, 3. E pif e puff. Noi facciamo TP go nave. Eccoci qua. Oh, siamo un po' buggati. Però no, aspetta, approfittiamone per mettere. 1, 2. Oh. È crashato, torno tra un attimo. Ragazzi, ho piazzato le librerie e direi che finalmente possiamo concludere l'episodio. Quindi, torniamo verso casetta. Salpiamola ancora. No, bisogna andare di qua. Tipo qua, ecco. Salpiamola ancora! E andiamo a casa. Finalmente arriviamo al momento della domanda di fine episodio per il nostro carissimo gioco. Temo che questo episodio sia venuto lunghissimo e mi dispiace se avete trovato questo video molto pesante. Però ci ho dovuto lavorare davvero un sacco per costruire quella nave e tutto. Quindi, un pollicione in su, dai. Nello scorso episodio hanno risposto correttamente sia Alessandro che Sam, ma mi pare che Alessandro abbia risposto per primo. Quindi Alessandro va avanti due caselle e Sam lo segue a ruota. La risposta esatta, appunto, era Celeron 55, ha detto anche C55, mentre il nome vero è Pertu Ahola. Domanda di questo episodio molto rapidamente è la seguente: qual è l'ultimo libro che hai letto? Ti ricordo per chi non avesse mai giocato questo gioco che semplicemente basta dire l'oggetto con cui si vuole essere rappresentati e rispondere alla domanda del giorno, dell'episodio. Chi risponde correttamente per primo avanza di due caselle, chi per secondo, terzo, eccetera, eccetera, di una casella. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!